Bentornati negli studi di TV6 per una nuova puntata di Dottor Wisp, una puntata che non è una semplice puntata, ma è la voglia di dare un po' di informazione da parte di tutto il comitato Wisp Abruzzo e Molise, una voglia di dare informazione che poi trova concretezza nel sostegno che ci dà un'azienda importante, un'azienda tutta abruzzese, ITPRO, che produce prodotti alimentari, proteici, di cui poi faremo provare anche al nostro dottore di giornata. Il nostro dottore oggi, il nostro dottor Wisp, è Fabrizio Febo, medico chirurgo, specialista in endocrinologia, malattie del metabolismo. Caro dottore, oggi intanto ti ringrazio per essere nei nostri studi. Oggi parleremo di, diciamo del sovrappeso, dell'obesità. Cercheremo di dare qualche buona notizia in merito all'alimentazione relativa a questi aspetti. Come facciamo sempre, andiamo a definire, a scoprire che cos'è il sovrappeso, che cos'è l'obesità, perché per molti di noi è un luogo comune, in realtà ha una sua esatta definizione. Sì, il sovrappeso e l'obesità sono delle condizioni croniche, cioè che durano per tanto tempo e sono caratterizzate da un eccesso di peso. Per definire l'obesità abbiamo bisogno di un indice che si chiama BMI o indice di massa corporea. Basta che noi prendiamo il nostro peso e lo dividiamo per l'altezza al quadrato e se abbiamo un risultato che è tra 25 e 29,9 ci troviamo in una fascia di sovrappeso. Sopra 30 abbiamo diversi gradi di obesità. Dottore, molto spesso si parla con un po' di leggerezza proprio del sovrappeso e dell'obesità, ma tu che sei un esperto, potresti dire che è una malattia? Purtroppo l'obesità è una patologia ed è una patologia cronica. Ahimè, un medico su cinque non riconosce l'obesità come una patologia cronica e anche due persone su sei non la riconoscono come tale. Pensano che è soltanto una caratteristica, che avere un eccesso di peso sia una cosa normale. Invece non è una cosa normale, così come non è normale avere un BMI troppo elevato, e non essendo una cosa normale, bisogna cercare di porci un rimedio, quindi di curarla come fosse una vera e propria malattia. Per Esatto. quanto riguarda la valutazione dell'obesità, è importante valutare il giro vita della persona, cioè andiamo proprio nel concreto nel valutare quelli che sono proprio gli aspetti fisici. Esattamente, con un semplice centimetro possiamo valutare il nostro girovita. Il girovita ci dice, ci stima in maniera ovviamente approssimativa, ma comunque facilmente riproducibile, quanto grasso addominale abbiamo. Il grasso addominale. Questa slide è fortissima perché ci fa un esempio molto molto semplice di quello che possiamo valutare da noi stessi. Esattamente, il grasso addominale è un grasso pericoloso, un grasso infiammato che porta a un aumentato rischio cardiovascolare. Ecco perché l'uomo purtroppo ha un'incidenza maggiore di problematiche cardiovascolari in età precoce, la donna solitamente dopo la menopausa. Faccio una domanda banale, ma quella pancia che il dottore sta misurando è una pancia a mela o a pera? Ovviamente quella è una pancia a mela perché abbiamo il grasso localizzato soprattutto nel girovita. Qui vediamo appunto dei dati, mi fa piacere dare dei numeri per far capire esattamente e dare una discriminante importante. Un girovita normale è di 94 centimetri negli uomini, di Fino a 80 94 fino negli a uomini e fino a 94. 80 nelle donne. Dopodiché vuol dire che abbiamo un accumulo di grasso dove non dovrebbe stare, cioè nel girovita, intorno agli organi addominali dove c'è il grasso peggiore, il grasso più pericoloso. La slide ci parlava di un rischio medio, di un rischio elevato, ma rischio legato e che ci porta a che cosa? Il rischio si intende come il rischio di avere problematiche cardiovascolari, ma non solo infarti, ictus, problematiche al cuore, eccetera. L'obesità, vedremo poi in seguito, è legata a tante altre patologie. Dottore, abbiamo parlato del girovita, abbiamo visto un girovita importante e non normale, ovviamente si parla di sindrome metabolica a questo punto. Esatto, la sindrome metabolica è una condizione nella quale abbiamo per forza un aumento del girovita perché è quello che è più importante, cioè il grasso viscerale, il grasso che è pericoloso in più. Quando abbiamo due fattori di rischio aggiuntivi, come ad esempio una glicemia a digiuno sopra il 100, i trigliceridi sopra 150, un colesterolo buono, basso nell'uomo, nella donna abbiamo dei parametri diversi, o un aumento della pressione arteriosa, il rischio di avere una problematica cardiovascolare a 10 anni è molto aumentato. Abbiamo detto che spesso si tende a minimizzare quella che è l'obesità, ma possiamo individuare proprio tecnicamente quali possono essere le cause per raggiungere un livello di obesità?
L'obesità è una patologia multifattoriale, non ci sono, ci sono cause genetiche, ci sono cause ambientali. Ovviamente noi ci troviamo in un ambiente, viviamo nel quotidiano, in un ambiente dove siamo portati a stare molto seduti, a muoverci poco a piedi e a mangiare quantità di cibo in eccesso. In più ci sono anche altre condizioni, come ad esempio una predisposizione genetica o problematiche endocrinologiche che possono aumentare il rischio di avere un eccesso di peso. Ma queste sono molto molto limitate. La frequenza maggiore è perché mangiamo di più di quanto noi consumiamo. Molto spesso si vedono diete proprio in giro che legando, forse è un luogo comune, l'assunzione di zuccheri all'ingrassamento proprio della persona, vanno ad eliminare gli zuccheri. Ma l'obesità è strettamente correlata all'assunzione di zuccheri oppure anche un'alimentazione proteica può portarci a fattore di obesità? Dipende dalle calorie che assumiamo. Se aumentiamo il numero di calorie rispetto a quello che noi consumiamo, aumentiamo di peso. Se noi facciamo un'alimentazione ricca di zuccheri semplici o di grassi saturi di origine animale, abbiamo anche un peggioramento dei parametri metabolici, quindi un aumento magari del colesterolo, dei trigliceridi o della glicemia. A livello mondiale, dottore, l'obesità è sempre più una problematica importante e investe sempre più persone proprio perché la società oggi ci porta essenzialmente, diciamo, a mangiare di più oltre che a mangiare male. E qual è la statistica proprio mondiale per quanto riguarda l'obesità? Nel mondo, tra virgolette, industrializzato, occidentale, come ad esempio negli Stati Uniti, vediamo in Europa, arriviamo fino al 30% della popolazione con sovrappeso e obesità. L'Italia non sta molto meglio, anche se noi siamo protetti, tra virgolette, da una dieta mediterranea, ma purtroppo stiamo aumentando anno per anno il numero di persone con problemi di E peso. difatti vediamo che soprattutto nei paesi americani, dove è classico che non c'è la cultura per una sana alimentazione e si va all'eccesso e il colore è bello incallito, però a livello italiano non è che siamo poi messi tanto meglio. No, non siamo messi meglio e purtroppo anche nella fascia d'età più vulnerabile, come quella dei bambini e degli adolescenti, abbiamo dei tassi di obesità che sono veramente allarmanti. In un contributo che pure hai portato e che stiamo per vedere, vediamo che addirittura nell'Italia meridionale si raggiungono livelli uguali o superiori a quelli dell'America. Esattamente, purtroppo il centro Italia, il centro-sud Italia ha un maggior tasso di obesità, soprattutto nella fascia dei bambini. Purtroppo un bambino con problemi di peso sarà molto probabilmente anche un adulto con problemi di peso. Possiamo dire banalmente un po' meno Nutella, dai. Esatto. Dottore, faccio qualche domanda proprio leggera, ma che comunque raccoglie i suggerimenti dei nostri tantissimi telespettatori. Ma come si fa a dimagrire? Si dimagrisce quando le calorie che noi assumiamo sono di meno delle calorie che noi andiamo a La consumare. matematica non è Semplice un'opinione. termodinamica, nulla si crea, nulla si distrugge. Quindi abbiamo visto qui una bilancia, fondamentalmente se l'apporto è superiore al dispendio non si può che ingrassare. Esattamente. Così come se il dispendio è superiore all'apporto non si può che dimagrire. Esatto. Che cos'è il dispendio energetico? Il dispendio energetico è quanto noi consumiamo, c'è una quota parte che è caratterizzata da quanto il nostro corpo ha bisogno per portare avanti le funzioni di base come la circolazione, la temperatura corporea e una quantità legata all'attività fisica e all'esercizio fisico che noi facciamo. Ma il dispendio energetico è sicuramente correlato all'attività fisica e all'attività sportiva che ognuno fa, ma può essere anche correlata al tipo di alimentazione che si fa, cioè ci può essere un'alimentazione che banalmente riesce ad alzare il metabolismo come l'attività fisica? Qualcuno la propone, perciò glielo chiedo. Allora, ci sono alcuni tipi di alimentazione che possono migliorare il discorso di senso di fame quando facciamo un'alimentazione ipocalorica. Ad esempio la dieta chetogenica mi viene in mente, oppure le diete che riducono i carboidrati. Se parliamo di una perdita di peso, la cosa più sana da fare è un'alimentazione corretta, equilibrata, perché non possiamo fare la dieta per un mese perché arriva l'estate, altrimenti se non cambiamo le nostre abitudini torniamo purtroppo
al punto di partenza, perché è una patologia cronica, come e dicevamo. Prima di entrare proprio nel vivo, dando, come facciamo sempre, consigli pratici sull'alimentazione, io vorrei anche far vedere quali sono le cause di un eccesso di peso e di un'obesità per quanto riguarda il nostro fisico. Sì, l'eccesso di peso non è soltanto un aumentato rischio di diabete che è famoso, o il colesterolo, o problematiche cardiovascolari. Anche i tumori sono legati a un eccesso, sono aumentati in chi ha un eccesso di peso. Problematiche come le apnee notturne, problematiche osteoarticolari, e qui si instaura anche un circolo vizioso. Io ho dolori articolari, non riesco a muovermi, aumento di peso. Tra le, diciamo, le cause c'è anche una infertilità a livello maschile o esclusivamente a livello femminile? In entrambi i sessi, possiamo avere in chi ha, nelle donne ad esempio, una sindrome dell'ovaio policistico, e nell'uomo anche una produzione di spermatozoi non adeguata legata al fatto dell'aumento di peso. E l'aumento di peso, il tessuto adiposo, fa abbassare anche il testosterone, che è l'ormone maschile per eccellenza. L'UISP è un ente di promozione sportiva, quindi noi cerchiamo di comunicare i benefici dello sport e spingere sempre più persone non a fare solo attività agonistica, ma anche semplicemente un'attività fisica che riesca a dare beneficio al quotidiano e alla qualità di vita. Ed è per questo che mi fa molto piacere vedere un contributo importante che hai portato, nella quale alla base della piramide alimentare c'è proprio l'attività fisica. Esattamente, bisogna mettere in atto delle strategie comportamentali sia per quanto riguarda l'alimentazione e per quanto riguarda l'attività fisica quotidiana, che significa prendere le scale, che significa lasciare la macchina in garage e andare a piedi. Le classiche 3 sedute di allenamento, che siano in palestra o che siano di fit walking, running o cycling, potrebbero poi alla fine non servire a nulla. Esatto, perché se noi non riduciamo il tempo che passiamo seduti, purtroppo il rischio cardiovascolare non lo abbattiamo. La sedentarietà è la prima cosa da eliminare. Se ci aggiungiamo anche l'attività fisica e la sana alimentazione, siamo sicuri di avere un miglioramento della nostra qualità della vita e della nostra aspettativa di vita. Con una sana alimentazione, dottore, riusciamo a tornare da un girovita a mela o a pera ad un girovita normale? O dobbiamo fare utilizzo di farmaci o cure specifiche? Esistono farmaci per l'obesità che si utilizzano in casi specifici, o ad esempio la chirurgia metabolica, che si utilizza in obesità di grado molto elevato. È importante ricordare che una sana alimentazione va fatta per tutta la vita. Quando vogliamo perdere peso dobbiamo sicuramente mangiare meno di quanto, non consumiamo. Quando arriva il peso che vogliamo fermarci, basta aumentare un po' le calorie e continuare sempre con l'attività fisica, altrimenti il rischio è di tornare al punto di partenza. Cambiare le abitudini alimentari e lo stile di vita è la cosa fondamentale. Chiedo a te, che sei un esperto per sana alimentazione, noi intendiamo un'alimentazione che è ricca di tutti i nutrienti, quindi non significa tagliare, come si fa spesso, un singolo nutriente per andare ad abbuffarsi poi magari di insalata o di verdure. È importante comunque mantenere un plafond completo, diminuire magari le quantità. Perfetto, bisogna mantenere una dieta equilibrata, perché se facciamo delle diete restrittive nelle quali togliamo la pasta, togliamo il pane, togliamo degli alimenti, le riusciamo a mantenere per un piccolo periodo, dopodiché lo stress è così grande che poi torniamo ad aumentare il nostro introito alimentare. E purtroppo nel 20-30% delle persone che hanno un problema di peso esiste anche un disturbo del comportamento alimentare, ad esempio la sindrome d'alimentazione incontrollata o binge eating disorder. Se io sto a dieta, riduco le calorie, a un certo punto, soprattutto se faccio diete molto restrittive, il mio corpo non ce la fa, non regge più la tensione, mi abbuffo, mangio una quantità eccessiva di cibo, dopodiché mi sento in colpa e ricomincio ad andare a rimettermi a dieta, e quindi togliendo ad esempio la pasta e il pane, che sono le cose più frequenti. Molto spesso, e con questo chiudiamo, noi affianchiamo alla parola dieta la parola privazione, dovremmo invece affiancare alla parola dieta la parola sana abitudine quotidiana. Esatto, perché la dieta vuol dire corretta alimentazione, non è soltanto restrizione calorica. Ed è con questa buona notizia che saluto e ringrazio il dottor Febo, saluto e ringrazio tutti i nostri telespettatori, saluto e ringrazio ItPro, che è il partner WISP Abruzzo e Molise di tutto il 2019, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Dottor WISP.